Salvatore Lipari. Ah, questo è Salvatore. All'arrivo dello slalom di Torano, l'ultima tappa del Challenge Calabria, uno splendido challenge su 15 gare portato
fino alla fine voluto da tutti gli organizzatori calabresi. Salvatore, cosa vuoi dire? Intanto voglio ringraziare tutti gli organizzatori, in quanto questa è l'ultima gara di quest'anno. Non l'ultima, di quest'anno. Di quest'anno, giusto. Inizieremo 2023. Voglio ringraziare tutti gli organizzatori, i miei colleghi, in quanto abbiamo voluto proprio questo challenge che venga a compimento. Ringrazio tutti i piloti che hanno partecipato, sempre di in gran numero in tutte le edizioni. È una bellissima gara, ringrazio Massimo, perché come al solito lui è sempre al top, e voglio ringraziare tutti voi altri, forze dell'ordine e tutto, per quello è il lavoro che avete fatto e abbiamo fatto tutti insieme quest'anno, facendo sacrifici. Però sono felice, poi vinca il migliore, che è giusto che sia così. Assolutamente. Sportivamente. Qualche anticipazione per il 2023, ci senti di dirci qualcosa? Ma 2023 non vorrei sbilanciarmi più di tanto, ora noi organizzatori facciamo la riunione, vediamo un attimino le date degli slalom, in più vediamo un attimino come ci posizioniamo con le nuove regole, nuove cose, che c'è tanta carne al fuoco che dobbiamo decidere come fare. Penso che sicuramente faremo il meglio di noi stessi. Grazie Salvatore. Grazie a voi tutti, un buon anno e se Dio vuole ci vediamo nel 2023. Grazie. Grazie a tutti. Passiamo al gruppo S, gruppo speciale slalom. Gruppo S3, secondo classificato Salvatore Lipari. Salvatore Lipari, secondo classificato. Primo classificato Giuseppe Berti. È andato Giuseppe Verdi, ha salito sul podio, dai! Ecco qua! Francesco il prossimo anno muore, vuol dire di no. Fate un applauso a Francesco, che sono di noi. Perché Francesco, se si dice dove vai? Dove vai? Devi stare alla gola. Se ti fanno la botte con la cipriolo, tu hai il coraggio di non correre.